Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati con Samu Beat. Oggi ho tantissime notizie da darvi e soprattutto molto positive. Come vediamo, trend di Bitcoin che in crescita attualmente abbiamo raggiunto 10.953 dollari. Pazzesco, pazzesco veramente. Siamo sopra con l'EMA 7 rispetto all'EMA 25, quindi segnali molto buono naturalmente per il bull market. Addirittura alcuni stanno parlando di bull run. Secondo me è un po' di FOMO, non siamo ancora in bull run assolutamente. Vediamo come in pochissimo tempo, sostanzialmente dal 26 luglio alle ore 2 eravamo sui 9.600, successivamente 27 luglio abbiamo raggiunto gli 11.394 dollari il massimo e ora abbiamo ridampato un po' ai cosiddetti 10.946. Naturalmente, quali sono le mie previsioni su tale andamento? Allora, secondo me, bisogna analizzare innanzitutto come è avvenuta la crescita. La crescita è avvenuta sostanzialmente perché tanti sellers che erano in leva sono saltati all'incirca sui 9.600-9.800. Di conseguenza, questo è stato il primo elemento. Secondo elemento, quindi di coloro che erano in short. Il secondo elemento è stato che tantissimi che erano sulle altcoin sono passati tutto in un tratto in seguito ai guadagni delle altcoin che hanno performato tantissimo in questi giorni. Ricordo Eldorand, Band e tantissime altre. Sono passati su Bitcoin. Perché? Perché Bitcoin rappresenta oramai quella che è una riserva d'oro digitale, la cosiddetta riserva d'oro digitale. Quindi che cosa prevedo io? Secondo me, allora abbiamo sostanzialmente due opzioni. Allora, prima, se tiriamo i 10.000 a livello psicologico potrebbe comportare successivamente un rintraccio a 10.000 e successivamente potremo tornare su, perché tenere 5 cifre è di fondamentale importanza. Secondo scenario, se torniamo sotto i 10.000 penso che potremo rintracciare, quindi ridampare. Naturalmente tenere area 9.500 in questo caso, quindi avremo una seconda resistenza, un secondo supporto, sarebbe anche in questo caso molto buono, però bisogna considerare il fatto, per l'appunto, che non saremo più a 5 cifre, ma bensì nuovamente a 4 cifre. Quindi a livello psicologico risulta essere molto importante. Vorrei vedere con voi in particolare la pattern che si è formata in questi giorni. Beh, naturalmente qui non serve ne nemmeno il grafico, ma lo vediamo proprio ad occhio. Se andiamo a tracciare la trend line, vediamo come appunto sia una crescita positiva. E quindi se andiamo a vedere tutta la struttura, vediamo come appunto quella che era stata precedentemente la struttura decrescente che avevamo visto era stata, come avevo già detto, invalidata successivamente a questo pump che era venuto, quindi che aveva portato il prezzo a 9.300, e successivamente possiamo vedere come l'inclinazione di questa seconda linea sia veramente altissima, ok? Veramente un'inclinazione altissima, e quindi di conseguenza quando ci sono queste forti crescite veramente alte è anche probabile che ci sia successivamente un dump. Quindi secondo me non siamo in bull run, anzi. Per quanto invece riguarda Ethereum, abbiamo anche avuto qui una forte crescita. Andiamo un attimo ad analizzare anche qua quello che è avvenuto. Naturalmente mi sta caricando il computer, poiché io non ho la DSL, ma sono l'unico YouTuber, vi ricordo, in Italia che utilizza il router del cellulare. Quindi naturalmente per caricare ci sto un po', ma facciamo tutto in diretta, che naturalmente è molto importante. Allora, vediamo come anche Ethereum, guardate qua che spike che ha fatto, veramente una crescita pazzesca. Ora Ethereum sta rintracciando, aveva anch'esso raggiunto i 333 dollari e successivamente siamo tornati a 315. Perché è avvenuto questo? Perché sostanzialmente si sta costruendo quello che è Ethereum 2.0 e il test partirà al 4 di agosto. Per quanto riguarda invece le altcoin, che io sto seguendo fortemente, soprattutto Band Protocol, andiamo a vedere che cosa è successo alla mia bella Band. Avevamo raggiunto un massimo di 3,25, come vediamo, successivamente dump, pump e
E proprio in questi giorni c'è stato un forte dump, addirittura siamo arrivati a 2,90, guardate qua, quindi praticamente quasi a metà rispetto al massimo, e successivamente ora ci siamo stabilizzati sui 4/3,85 adesso, quindi un valore molto buono. Naturalmente io sono pro band, ricordate, band is band, ok? Per cui non ho altre notizie da darvi, vi ho dato questo breve aggiornamento, ci rivediamo al prossimo video, ciao ragazzi, naturalmente non avrò molto tempo perché, poiché ora sono molto impegnato, naturalmente tra lavoro, tra lezioni e un po' tutto, però sarò sempre qui a darvi aggiornamenti, ciao ragazzi.